mangio, che mangio io? Oh, cosa arriva dall'arrivo? Sì! No, basta! Vai, vabbè, ci riprovo di nuovo! Vi faccio vedere il balletto della mia Barbie super sdrenata! Ecco qua! Salvo, Giorgia! È ora della merenda! Arrivo! Sto arrivando, arrivo! Quale scelgo? Yogurt o plum cake? Yogurt? Oh, finalmente si mangia, vai! No, papà, non volevo io il plum cake! E dove è scritto che lo volevi te? Comunque lo volevo io, dammelo! Ma non lo mangi mai il plum cake, dai Giorgia, loro! No, ma lo sanno tutti che mi piace il plum cake, dammelo! E allora se tu lo mangi ogni giorno oggi me lo puoi lasciare a me il plum cake? No. Mangi lo yogurt, c'è anche i picchini sopra, no? No, non li voglio, voglio il plum cake! Oh, allora, senti, chi è quello più grande in casa? Tu! Allora decido io, questo me lo mangio io! No! No, lo mangio, ti mangio lo yogurt. Così. Oh, Uffa! Non è giusto! Non è che è più grande comanda! Uffi! Uffa! Ora non faccio più merenda, gli è passata la fame! Uffa! Al babbo. La la la, la sono brava a cantare, sono molto brava, mi riesce a cantare benissimo. Basta Giorgia, basta, hai rotto, ma scusami, ma con tutta la casa, con tutte le cose che hai da giocare, mi devi cantare sotto l'orecchio, ma non lo vedi che sto lavorando al computer? Cantare, ma scegli un altro momento per cantare. Scusami, fai quello che ti pare, ma non cantare adesso in questo momento. Vai a vedere un po' di televisione, ok? Va bene, ma uffa. E abbassa anche il volume, non lo metterà al solito tu. Va bene. Sì. Oh. Amore, che è successo? Il mamma non mi sa cantare. Amore mio, però devi cercare di fare la brava. Il babbo stava lavorando. No, però uffa. Amore, però non puoi cantare a squarciagola mentre uno lavora, sennò non riesce neanche a pensare. Dai, guardati un po' i cartoni animati. Hm? Va bene? Sì. Brava, amore mio. Oh, dammi questo. Babbo! Dimmi? La sto guardando io la televisione, vai via! E ora tocca a me, Giorgia, devo guardare il TG. Eppure me l'hai detto te di guardare i cartoni, non stavi lavorando? Sì, ho finito di lavorare, ma siccome devo ascoltare una notizia che hanno dato stamattina ma che non ho sentito, la voglio sentire adesso. Quindi fammi guardare il TG. Me la vuoi sentire dopo, scusa? No, perché la stavo adesso il telegiornale, dai. Uffi, ora che faccio io? Giorgia, fai quello che ti pare, ma l'importante è mi fai sentire questa notizia. Su, vai! Non è giusto, uffa! Ha detto che posso fare tutto quello che mi pare? Ce l'ho io un'idea. Ok. Va bene. Giorgia! Ma guardala, ma mi ha bagnato tutto. Ma che ridi, guarda. Giorgia è rotto, scusami, ma prima stavo lavorando al computer e ti metti a cantare col microfono a squarciagola dietro, accanto all'orecchio. Ora mi stavo guardando una cosa importante al giornale e tu che cosa mi fai? Mi fai il commentare, mi hai anche bagnato la maglietta. Basta Giorgia, non è divertente, c'è un limite a tutto, ok? No, non ridere con questa faccia, non ridere, mi stai, guarda, innervosendo tantissimo. Ora vai subito in camera e non esci fin quando non te lo dico io, ok? In punizione, vai, corri. No, uffa, lo dico io! Uffa, in questa casa esistono soltanto le punizioni!
sei molto bella. C'hai degli occhi super celesti. Ok, ora è il momento di riposare. Però ragazzi, sento troppo silenzio di là. Andiamo a vedere che stanno facendo il babbo e la mamma. Che stanno combinando quei due? Perché il babbo non c'è. Sto shoppando, sto shoppando. Oggi lo studio ma sto spacchettando. Uffa, mi sto annoiando a guardare la televisione. Che posso fare? Oh, idea, posso giocare a doble. Babbo, babbo. Vero, il babbo non c'è, l'ho fatto scomparire. Penserò a un altro gioco. 4 più 1, 5. 7 più 8, 7 più 8. Non mi riesce 7 più 8. Chiami il babbo che mi aiuta sempre lui a fare la matematica. Babbo, babbo, babbo. Giusto, il babbo non c'è, l'ho fatto scomparire. Uffi. Il babbo mi manca tanto ora. Era bello quando si giocava a doble. Quando mi portavo in vacanza, mi aiutava a fare i compiti. Mi manca un sacco il babbo. Da nessuna parte. Allora dove è andato? Facile, gli ho dato le valigie perché siamo tornati dalle vacanze e le valigie andavano rimesse a posto in garage. L'ho mandato giù. Non lo so, però non è giusto, mi sembrava che andava via. Oh, allora ti mancava tanto. Dai amore mio, ma è il babbo, vedrai che fra un pochino arriva. Inizia, sono tornato. Hai visto? Non ce la facevo più. Che è successo? Che succede qua? È triste, Giorgia. Perché, Giorgia? Che è successo? Perché mi mancavi. Ma vieni qua, ti mancavo. Per 10 minuti che sono andato a sistemare le valigie. Ma io non ti abbandonerei mai, Giorgia. Mi sta facendo mangiare i capelli. Ma che perché stavi piangendo? Perché ti ho visto con le
valigia in mano, sì? Uscire dalla porta, mi sembrava che andavi via. Ma che... Allora tua mamma mi fa fare sempre le cose strane. Dice che non c'era spazio in casa per le valigie, portali giù in garage. In garage però è così piena che non trovavo uno spazio dove metterle. Dai, sono qui, va bene? Sì. Sei contenta adesso? Sì. Bene. Ti prometto una cosa. Sì? Che... tutte le volte ti farò lavorare al computer e quando hai finito si gioca e quando guarderai i cartoni e tu devi guardare il telegiornale se lo faccio guardare. Oh, è successo un miracolo mentre ero fuori, grazie amore mio. Allora facciamo così, quando vuoi cantare tu me lo dici, babbo ti voglio far sentire quando sono bravo e io ti ascolterò, va bene? Sì. Oh, vieni qua, dammi un abbraccio. Ti voglio bene. Mi raccomando ragazzi, non litigate mai con i vostri genitori perché ci avete solo quelli. Esatto, fate sempre pace in caso in cui litigate. E anche oggi abbiamo terminato un altro video, se vi è piaciuto lasciateci tanti like, attivate la campanella degli aggiornamenti e se ancora non l'avete fatto iscrivetevi al nostro canale. E noi come sempre vi salutiamo con un grande wow! Babbo, posso cantare una canzone? No Giorgio, devo finire di fare un'email.